Qual è il nostro scopo in questa vita? Mi piace pensare che tutti i passi servano per elevarci verso quella vetta in cui ogni azione, anche la più piccola o quella d'ampio respiro, manifesta l'essenza, ciò che siamo realmente e il motivo per cui siamo qui. Qualcuno intravede da subito la direzione, altri la scoprono durante il percorso e qualcuno purtroppo se ne rende conto troppo tardi. O continua a camminare lungo un percorso che non gli appartiene, che non è suo, o che magari qualcuno ha deciso per lui. Nella mia vita ho cambiato strada più volte. Da piccolo abbraccio la chitarra classica ed inizio ad immaginarmi un futuro da concertista in cui le note avvolgono gli ascoltatori. La musica è sempre stata una grande maestra di vita. Mi ha insegnato a dar voce alle emozioni, mi ha spiegato che ognuno può interpretare la stessa nota in modo diverso e mi ha fatto comprendere che puoi fare qualcosa che arricchisce te e chi ti sta intorno allo stesso momento. Eppure, dopo anni di concerti, studio ed insegnamento, ho realizzato che mi avrebbe accompagnato come passione e non come professione. Infatti, accade a tutti durante il proprio cammino di trovarsi di fronte a qualche ostacolo o ad un bivio che cambia completamente la prospettiva e il modo di vedere la realtà, perché la vita non è un percorso lineare e cambia sempre. Alcune difficoltà mi hanno portato ad osservarmi dentro, in quella parte profonda che spesso evitiamo perché ci spaventa o perché è dolorosa, quella parte vera, genuina e sincera a cui spesso mentiamo. Quell'unica parte che nel momento in cui inizi ad ascoltarla e l'accogli, ti porta a essere ciò che sei e a fare ciò per cui sei veramente portato. Tutto questo mi ha fatto comprendere che quella cosa che più mi fa battere il cuore è aiutare gli altri a cambiare, vedere nei loro occhi qualcosa di diverso e percepire la gratitudine di aver fatto la differenza. Da qui inizia l'avventura nel mondo della psicologia e dell'ipnosi. Viaggio in giro per il mondo dall'Inghilterra all'America per studiare con i più grandi professionisti del cambiamento, perché per diventare il migliore devi modellare i migliori. Quelle conoscenze apprese diventano dei piccoli semi che quotidianamente vengono innaffiati con la pratica ed ecco che con la giusta dedizione raccolgo assieme ai clienti dei cambiamenti sempre più importanti. Fino a quando decido che questo sapere è giusto condividerlo a chi vuole far la differenza nella vita degli altri. E dopo aver divulgato le migliori strategie del cambiamento a medici, psicologi, coach e a chiunque abbia a cuore le persone, fondo la mia prima azienda dal respiro internazionale, la Change Strategies Group, con sede a Londra. L'organizzazione che accompagna chi sente di avere una missione nel campo dell'aiuto e del cambiamento a sviluppare delle competenze robuste affinché riesca ad indurre dei cambiamenti concreti, rapidi e duraturi, diventando un professionista realizzato. Con uno sguardo indietro, sono grato di tutto quello che ho vissuto, perché le scelte che ho preso ieri mi hanno fatto diventare ciò che sono oggi, perché, come ricorda il Buddha, l'unica costante nella vita è il cambiamento e io ho deciso di far diventare questo principio una missione di vita per me e per gli altri. Se anche tu senti di avere a cuore le persone e desideri avere degli strumenti di cambiamento per potenziare la tua professione d'aiuto, o se parti da zero e vuoi avviare un'attività nel mondo della crescita personale, ho preparato un seminario video gratuito che ti spiega esattamente come puoi ottenere tutto questo grazie alla PNL del cambiamento. Premi sul link presente in questo video o subito intorno e guardalo subito.